Buongiorno dottore, benvenuto a una nuova tazzina Buongiorno a voi. di caffè. Stiamo affrontando un percorso che tratta la neuromodulazione. Abbiamo visto come il paziente inizia un percorso e diciamo come viene sviluppato nel tempo, ma ci chiedevamo, ci sono dopo l'intervento delle fasi da seguire? Cosa prevedono delle sessioni ci sono delle sessioni di follow-up e cosa prevedono? Buongiorno a tutti. Domanda estremamente interessante perché il vero obiettivo della neuromodulazione, ovvero la diminuzione del dolore e il miglioramento funzionale globale, lo si trova successivamente all'impianto. Cioè l'impianto di per sé è l'accensione, la riaccensione di un sistema che in qualche maniera era bloccato, assopito. Questo sistema poi, una volta riacceso, ha bisogno di essere rieducato. In che modo può essere, diciamo, educato? Può essere educato attraverso, diciamo, la possibilità di interagire con il sistema di neuromodulazione stesso. Quindi, estremamente interessante, la fase di controllo, perché la fase di controllo permette al paziente e al medico, assieme al bioingegnere, di trovare la strategia elettrica più personalizzata possibile. Le sessioni di controllo sono ambulatoriali, quindi addirittura il paziente può rimanere anche vestito, perché non c'è la necessità quindi che il paziente sia a torso nudo o quant'altro, perché ripeto, tutti i sistemi si mettono in comunicazione con la batteria, col pacemaker, attraverso l'aria, quindi attraverso dei, diciamo, sistemi che non prevedono il contatto diretto. E in questa sessione andiamo con il bioingegnere a valutare la resa del neurostimolatore, cioè capire se effettivamente il neurostimolatore si comporta in maniera corretta, attraverso la registrazione del piano di programmazione, cioè tutti i sistemi di neuromodulazione hanno una memoria che è possibile quindi trasferire su un sistema computerizzato, un iPad o qualsiasi altra struttura di questo tipo, che ci permette di capire il funzionamento nel tempo di questo sistema, di questo pacemaker. Dopodiché il paziente durante la sessione di controllo ci può dire: ma stavo meglio prima, vorrei stare un po' meglio, oppure sento dei fastidi, non so, localizzati al piede, di destra. Ecco, nella fase di controllo si va ad aggiustare il campo elettrico, quindi sempre con la partecipazione del paziente e familiari generalmente, si è in grado di gestire insieme il buon funzionamento di questo sistema di neuromodulazione. Le sessioni generalmente durano circa mezz'ora, 20 minuti, sono, come dicevo prima, sono ambulatoriali, quindi non prevedono invasività. Mediamente un paziente si sottopone a uno, massimo tre controlli all'anno per l'ottimizzazione del campo elettrico, quindi tutto si risolve veramente in tempi ragionevolmente brevi, con il massimo conforto per il paziente. Davvero, grazie, grazie. Queste sono informazioni che ai nostri utenti interesseranno davvero molto. Per cui, dottore, io la ringrazio ancora, le auguro una buona giornata e un saluto a tutti gli spettatori. Grazie a voi per l'attenzione e una buona giornata a tutti.